servizio pubblico, al servizio del paese. Bravo, ma guarda, sarà il mio slogan. No, nel senso, ora seriamente, continua il mio impegno. Il mio impegno, stiamo facendo questo viaggio straordinario nelle nostre terre. È vero, siamo candidati, ma siamo esponenti della società civile. Io oggi ho portato Antonio Ingroia, l'ho voluto portare in due luoghi per me simbolici. Castel Volturno, per esempio, no? Dove abbiamo gli immigrati che non votano. Io sto in campagna elettorale, avrei potuto deviare, andarmene, siamo stati a Pomigliano, a Napoli, a Salerno, Folle, perché quando tu stai in campagna elettorale devi cercare il voto, devi convincere i cittadini a votare. Io sapevo di andare a Castel Volturno, dove ci sono questi cittadini italiani che non hanno nessun diritto, non hanno il diritto di voto perché hanno la pelle diversa dalla mia, vengono da paesi d'origine diverse eppure portano ricchezza qui e sono considerati il nulla. Spero che domani sia un luogo di incontro, che sia, come dire, un laboratorio dal quale trarre motivazioni e obiettivi per andare avanti in questa politica in un mondo così difficile. Un momento così difficile per il nostro paese e la nostra politica. Per la prima volta sono orgoglioso di aver contribuito ad organizzare questo incontro perché vedo un sano confronto e siamo riusciti probabilmente con costanza a far ascoltare a chi domani sarà candidato, a chi domani sarà in Parlamento, ciò di cui il nostro quartiere e soprattutto la nostra città ha davvero e veramente bisogno. Lei è uno come tanti che qua combatte quotidianamente, che significa Scampia per lei? Per me, come un testimone storico di questo territorio, significa prima di tutto dovere e poi parlare dei diritti della mia gente. Io sto qui ad ascoltare questi politici che si affacciano sulla scena per decidere quello che è il territorio. E siccome si parla di uomini della legalità, che hanno vissuto la legalità, penso che si può fare un buon percorso legale, ecco, costruire, perché io credo che i percorsi di legalità vengano costruiti sulla prevenzione, sul lavoro e sulla dignità di questo quartiere. Si parla anche di una serie televisiva sulla sua storia. Ma io di questo posso dire poche cose, perché per serietà ci sarà una conferenza stampa fatta del produttore e dall'attore che è Peppe Fiorello, e quindi devo essere un po', diciamo, out sulla sua domanda. Però posso dire che noi proponiamo sul territorio dei grandi modelli come Pino Maddaloni, come Clemente Russo, come Marco Maddaloni, Laura Maddaloni, e possono essere dei modelli positivi che si mettono in opposizione con quelli che sono i boss della zona, quindi dare dei modelli giusti, dei modelli che possono essere inseguiti, perché noi abbiamo abitato su questo territorio anche 10 anni nella vela e quindi più di questo per i ragazzi non può essere altro che un nutrirsi di legalità.